Gli archeologi sono riusciti ad individuare quasi con certezza il posto dove Cesare fu accoltellato in servizio. La storia ci ha tramandato che Gaio Giulio Cesare fu ucciso nel 44 a.C. nella curia di Pompeo, nell'attuale area archeologica di Torre Argentina, proprio mentre presiedeva una riunione dei senatori. Un gruppo di ricercatori spagnoli, in collaborazione con la sovrintendenza di Roma, da 6 anni sta lavorando per stabilire il posto esatto dove fu pugnalato ed ucciso uno dei personaggi più influenti della storia. Gli studiosi hanno rilevato un blocco cementizio che potrebbe essere la base su cui sedeva Cesare nel momento in cui fu ucciso. La dottoressa Marina Mattei, archeologa della Sovrintendenza di Roma, ci spiega il valore della scoperta. La cosa interessante è che ovviamente è confermato che lì a Curia di Pompeo si arriva fino all'area e che è stata tamponata attraverso una muratura in età austea. Ho trovato una base di cementizio di 3 metri per 4 che probabilmente potrebbe essere la base dove diciamo, era la parte che ci riferiscono le fonti essere quella dove giaceva Cesare. Il lavoro dei ricercatori italiani, in collaborazione con il Centro Spagnolo Scienze Umane e Sociale, guidati dallo storico Antonio Monterroso, continuerà anche nei prossimi mesi. Al momento la scoperta conferma che Cesare, nel momento in cui fu pugnalato, 2056 anni fa, sedeva proprio nella parte inferiore della curia di Pompeo e stava presiedendo la riunione del Senato. Il lavoro degli archeologi continua e probabilmente presto la preziosa area di Largo Argentina potrebbe aprire al pubblico, mostrando a tutti i suoi tesori. Noi abbiamo fatto di tutto, carotaggi, rilievi al millimetro, abbiamo ricorretto tutte le formazioni dei rilievi archeologici, insomma è un lavoro che dura da 7 anni ma che ha anche come dire, conservato, perché abbiamo restaurato già gran parte della muratura e fatto già 2 spagne di scavo. Finiremo con questa ultima e poi speriamo di riaprire l'area per la fine del 2013 con una apertura parziale all'inizio e poi via via sempre più definita.